Ti ragazzi, sono Oliver, se mi faccio aspettare vi spiego un po' tutto, la sentite. Con la creazione del muro e il fallimento dei vari piani di evacuazione, l'intera zona è finita in mano all'organizzazione criminale dominante, i 54 immortali. Dimmi cosa hai saputo dalla CIA. Il dossier ripercorre tutta quella brutta storia. L'esplosione alla vecchia struttura a Coalescence ha fatto 300.000 morti. E le super tempeste hanno impedito di evacuare e di bonificare l'intera area. Allora perché la CIA ha chiesto proprio a noi di indagare sul posto? Gli immortali sono in affari con il CDP e i suoi alleati. Contrabbando di armi e tecnologia. Ecco perché la CIA si caga sotto. Ecco appunto la CIA, no? Si caga sotto. C'è Blazer. Allora ragazzi, questo non è Division perché Division l'ho cancellato perché... Ragazzi, mi piaceva. Questa roba ha un sapore davvero favoloso. Ma dopo tutte quelle razioni molto di merda, mi sembra il paradiso. C'è pure il 4, ma non mi piace. Potresti innestarti una mod che fa sembrare tutto buono. Se lo facessi, non potrei più apprezzare il cibo vero. Qui facciamo sul serio, eh? Ok, siamo al capolinea. Mi sembra che tanto tempo fa già avevo iniziato all'opera. E ho finito una missione. Questa è la seconda missione. Quindi devo rinunciare a casa per non ricordo niente. È un bene essere autorizzati all'uso di qualsiasi mezzo necessario. Al culmine della tempesta i venti soffieranno a 150 miglia orarie. Tieni, ti darà qualche possibilità in più. Serve cosa? Kane, procediamo a disturbare le comunicazioni dei 54 immortali. Ricevuto, Hendrix. Purtroppo dovrete fare una sosta lungo il tragitto. Gli immortali hanno già fatto irruzione nella Black Station. Ora stanno preparando un carico giù allo scalo. Perché gli immortali attaccherebbero delle banche? Forse qui c'è qualcosa che gli interessa. Se del materiale sensibile finisse in mano al CDP, l'accordo di Winslow potrebbe rimetterci parecchio. Ho già richiesto il supporto dei droni, ma... Movimenti. Stiamo giù. Chi è morto? Non l'hanno ucciso. Qui ci sono gli immortali, forse. Gli immortali gestiscono. Ecco qua, appunto. Vendono persone a chiunque ne abbia bisogno. Per questo motivo hanno attaccato la baraccopoli. Si è fatto un pochino male, secondo che me. Che gli mettono al collo? Il collare impedisce i tentativi di fuga. Tu pensa perché si muovono il collare dello scudo? Grazie, però adesso ci sta preparando la gente. Uccidiamo quel bastardo! Grazie, sono scena un po' violenta, ovviamente per chi non gli piace queste cose può anche non vederle. D'accordo, abbiamo un furgone in arrivo. Nemici nell'edificio, terzo piano. Io non mi ricordo i tassi, quindi mi sono fatto di ricordarli. Colpiscilo con i micromissili. I micromissili dove li prendo io? Forse è quest'arma. Forza! Sistema quel bastardo! Ci sono! Sì, ma questo è troppo forte. Ho lanciato un qualcosa. Come li dovrei uccidere i micromissili? Come si lanciano? Questi sono i micromissili. Quella corazza resiste perfino agli esplosivi. Perché devo fare? È vero, devo essere esplosivi, no, se non vogliono, mi piace. Ho finito i micromissili.
Sì, allora devo ricordarmi che se mi faccio spesa basta. Perché posso abitare a quelli di forte e che non so quelli di Minecraft. Colpiscilo con i micromissili. Ok. Non mi stanno. E però da dove mi fa? Su scemo. Sì, questo è un altro. Forza! Sistema quel bastardo! Quella corazza resiste perfino agli esplosivi! Muori! Non lo vedo altri. Ok. Rifornimento a posto, sì. Mi sono ancora quello là. Raga, ma io non riesco a capire dove. Perché mi sono assorbito però pure io. Non era il mio obiettivo. Granata, granata, ok. È bella tosta questa missione. Ah, quindi devo per forza colpire là, non l'ho capito che. Purtroppo sono ad esempio meglio. Abbiamo pochi colpi, dobbiamo essere attenti. Allora. Allora ragazzi, l'ho colpito. Cavolo, chi se ne era accorto di quella granata? Ok, allora dobbiamo colpirla nel punto. Falli fuori! Quindi, subito. Ok, subito. Colpiscilo con i micromissili! Quindi giusto un po' di mira, un po' di sangue freddo. Mi è piaciuta la mia corazza. Mi invidio un pochino, eh! Ho fatto esplodere due insieme. Ci sono. Quindi, si va un pochino di rifornimento, ci vuole, grazie. Non sta pure una lanata, devo capire. Ma io quello non lo riesco a vedere ancora bene. Però l'ho colpito un botto di volte, raga, ma quando muore quello? Non c'è neanche da dove. È tostissima sta missione. Colpiscilo con i micromissili. Uno è morto. Come mi hanno ucciso? Non è più resistita la corazza di esplosivi. Falli fuori, subito! Colpiscilo con i micromissili! Raga, ma neanche il tempo, neanche il tempo, neanche il tempo. Non so neanche da dove. Cioè, se io non li vedo, come li faccio a coprirmi? Falli fuori! Allora. Colpiscilo con i micromissili. Sì, se li vedo, ecco appunto. A posto, uno è morto. Fermo. La granata non me ne ha accorto, sono rimorto, mi sa. Ecco appunto. Grazie, sono di salma. Scusatemi. È difficilissimo. Falli fuori, subito! Subitissimo. Colpiscilo con i micromissili. Allora, so che uno lo sta là sopra. E dovrebbe essere quello uno dei più facili. Forza! Sistema quel bastardo! Ci sono! Sono ancora morto, raga! La corazza resiste
Fatti capire, non è ancora morto quello. Gli ho sparato 4 colpi di lanciaraggi, diciamo. Che tutte tenne con lanciaraggi sono cose brutte. Però allora raga, sono impanato qui. Quello è uno scemo. È dietro. Devo ancora capire da dove. Sarà uno qua sopra dopo. Colpiscilo con i micromissili. Ok, quindi. No, ma io non lo vedo quello sopra. Sanno tre là. Quindi boom. A posto è morto. Boom. Fermo. Non sarà fermo. Forza! Sistema quel bastardo! Okay. Ci sono! Me ne sono accorto, bello. Mi metto un po' troppo di tanto. Troppo. Fagli vedere qui se non so niente. Ok, ora dobbiamo ricorrere indietro, fermi. Ma c'è qualcuno, si lascia un morto di gente. Non mi vedo bene. Dovrebbe essere morto. Non so se quello è morto. Da dove? Eccola da dove escono, più da dietro ogni volta che ci vivono. Quindi forse deve essere uno solo uno di uno. Niente ragazzi, non volevo dire. Beh. Facciamo un po' la visione. Vedo. Visione. Allora, quanti ne sono? Le due, non ce la faccio, c'è un colpo. Guarda, neanche questo muore, neanche. Granata. Non c'è fermo, ok? Ragazzi, quindi si possono uccidere anche senza missili. Ma veramente? Cosa da dire? I venti saranno ancora più impetuosi man mano che saliamo. Dovrai usare la bullonatrice e reggerti più forte che puoi. Che? Come si chiama? Non lo so. Occhio alla polizia, police. Che bel percorso. Occhio al vento, usa la bullonatrice. Ah, quella cosa quindi non era... Ancora si dice. Ora! Quindi la tira ancora altri, non è la migliore. Non mi fa correre. Allora, cosa mi ha fatto male? Cosa mi ha fatto male? Usa la bullonatrice! Autorizzato. Arriviamo, 10 secondi all'attacco. Effetto negativo, la tempesta è troppo forte. E non farà che peggiorare. Gate, noi andiamo. Hendrix, in posizione!
Lascia un po' di gente scura. Prepara la bullonatrice. Granata nemica. Arriva l'ondata. Usa la bullonatrice. Ho ricevuto. Ma ancora le pure qua, mo. Allora, usiamo... No, cioè, usiamo questa. Non mi fa vedere. Ci si deve avanzare, non mi viene sparato. No. Oddio, dai. Però così no, non si fa. Non si fa. Oh, ma educazione a casa dove? Nessuno te l'ha insegnata? No. Educazione si insegna per i figli. La tempesta peggiora! Presto la zona sarà impraticabile! Non ci vedo sta scatola che mi lezione. Il fornimento, vabbè, quello. Intanto abbiamo la scatola a disposizione, quindi siamo sicuri. Le coperture se ne sono andate, niente. Amico, non si vede niente. Wow. Attiva la modalità tattica, così non ci fregheranno. Come si attiva questa modalità tattica? Sì, questo non penso. Non si. Forse uno è morto. L'ho colpito, non è morto. L'ho ricolpito, non è morto. È morto. Quindi se mi esce davanti un... Modalità tattica. Modalità. Oh mio Dio. Diciamo che è una cosa che non è molto piacevole. Come posso dire? Amico mio, senti, sono senza munizioni, io non posso fare niente, quindi vado qui sopra. È scaduta la cassa delle munizioni, non ci credo, non ci credo, sono morto. E qui non c'è un altro, sono morto. Come dovremmo fare? Ce l'ho un po' di granata. No. Ho ucciso uno o due tipo. Fagli vedere chi sei. Con che cosa? Il gente. Però non sono così immortali. Che aveva visti?
ci sono immortali, ma neanche tanto. Okay. Kane, siamo a destinazione. E adesso? Adesso sì. Userò la tua DNI per estrarre e cancellare le informazioni. Puoi farlo? La tua DNI è connessa al nostro database centrale, lo sai, Hendrix. Tutte le trasmissioni sono registrate. Ok. Termino. Viola. File estratti e cancellati. A posto. La tempesta peggiora. Quella nave cisterna sta per staccarsi dai frangi blu. Ricevuto. Grazie, Kane. Io prendo il ponte di sopra. Tu va di sotto. Pronti? Saltato. Ah no, no, no! Pensavo che dovevo saltare io, ho saltato tutto. Scusatemi, raga. No, scusatemi. Kane, ci avviciniamo al centro comunicazioni. Facciamo pulizia e ti aggiorniamo. Fate in fretta. Abbiamo saputo che certi dati relativi ai punti deboli delle forze armate dei nostri alleati sono già finiti in mano al CDP. Scusatemi, ragazzi, sono morto. Non devono scoprire altro. Ricevuto. Non lascio bloccare troppo tempo, guarda il mio messaggio. E che palle, come dovrei fare? Amici. Cattolo. Tanto sono morto. Mi senti i proiettili, che? Ovviamente. E dai, vediamo. Questo altro vetro, sì. Che arriva. Sto cercando di risalire su, ma non penso che ci sia. Che posso risalire. Come faccio ad andare là? Ah, per di qua, ecco. Sono troppi, raga, sono lì. Raga, sono più semplici con quello di prima. Uccisione confermata. Andiamo, andiamo, non facciamo questo. Oh, il video dura troppo, non facciamo presto. Vai, vai. Ma che granata, qua ci andiamo alle braccia, ci andiamo. È vero, con le braccia ci andiamo. E già ci sono al secondo piano, ho fatto un po' di strage, no? Ma come? Scusanti, sono mossa. Ho fatto un baffo, mi sono mosso, mi sveglio. Un attimo. Boom. Questo è un nemico.
Oh Prato, ma tu dove sei? La mia specialità. Ah, eccoti qua, Muore. Muore. Il video dura troppo, muore. La motivazione della vita. Vado al terzo piano. Che abbiamo quasi finito. Urlo, state giù. Vedi, non c'ho lo scudo. Sei ferito? No, ce l'ho. Sciafa. Chi sta sparando? Madonna. L'altro. Tu non vuoi la parte mia, Agente Kane, dovevi restare di supporto. Sembravate messi male. In più, con tutto il casino che avete fatto, i 54 ecco. Hanno già mobilitato tutti gli uomini. Rimettiamoci al lavoro. Tagliamo le loro comunicazioni prima che capiscano che sta succedendo. Seguitemi. Quanto è dura, la tipo. Dopo di te. Ragazzi, penso che io durare un poco troppo. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se continui questa serie, l'avete vista, non l'avete né supportata. Se non mi piacciono più video di Fortnite, né a me piaceva, quindi l'ho eliminata. Quindi, ragazzi, volete che faccio una playlist con questi. Continuare queste storie e vedere come va a finire. Scrivete un like, campanellina. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.